Tutto è nato da un racconto, dal racconto di Elisabetta Garbati, Il fantasma della fontana, pubblicato in Macchia d'autore I Misteri. Con gli altri due sceneggiatori, Jonathan Arpetti e Valerio Tatarella, abbiamo subito capito che c'era una grande potenzialità in questa storia raccontata e abbiamo appunto scritto la sceneggiatura. È piaciuta moltissimo al regista, Mauro John Capece, bravissimo, e siamo partiti con questo progetto coinvolgendo attrici e attori di grande esperienza, molto bravi come Corinna Coroneo, Andrea Pierdicca, Maurizio Boldrini, Mary Bracalente, ma anche attori alla prima esperienza su un set cinematografico come l'undicenne civitanovese Margherita Cerolini e Francesco Pugnaloni. Il film è girato nella provincia di Macerata, in location bellissime, tra cui la splendida cornice di Villa Luzzi a Treia. È una storia molto delicata e toccante, con la quale speriamo di poter emozionare chiunque la andrà a vedere. Sono qui appunto perché sono stato coinvolto in questa produzione e in buona sostanza è nata una grande amicizia con i produttori di questo art film. Da questa amicizia poi, sai, nascono anche delle belle storie. Ho letto una storia che è stata pubblicata appunto su Marche d'Autore, molto interessante. E mi sono innamorato di questo progetto, per cui ho deciso di prendere la direzione. Curerò sia la regia che la fotografia. Si tratta di un film sulla disabilità e sulla paura del diverso, però non è affrontato da un punto di vista scontato, anzi è molto molto originale, è un film molto perturbante, chiaramente. Ho intenzione di fare una regia molto molto curata. E la location Villa Luzzi è una bellissima location. Conto insomma di vederlo presto in qualche grande festival e di farlo girare, insomma. Allora, con la produzione Picus, con questa nostra associazione culturale, abbiamo l'esigenza, il bisogno, la necessità, la voglia di promuovere il territorio e lo vorremmo fare anche a livello audiovisivo dopo le diverse pubblicazioni letterarie. E la provincia di Macerata è una scenografia a cielo aperto, partendo da Villa Luzzi a Treia, veramente splendida, con un parco bellissimo, un'ambientazione che si addice perfettamente al racconto da cui è partito tutto di Elisabetta Carpati, Il fantasma della fontana. E partendo appunto da Villa Luzzi, facciamo vedere questa provincia di Macerata, bellissima con tutte le sue sfaccettature. L'idea di questo art film nasce grazie alla grande amicizia tra me, David Migliozzi e Jonathan Arpetti, due grandissimi sceneggiatori che hanno visto, diciamo, in me, una potenzialità. Mi hanno, così spinto a scrivere un racconto tratto, da una mia esperienza vissuta quando ero bambina. E ho scritto questo racconto ispirandomi a una leggenda marchigiana e da qui poi c'è stata l'idea di portare questo racconto sulla scena grazie al grande regista Mauro John Capece che ci ha supportato nel progetto. Quindi siamo tutti convinti che arriveremo presto a grandi risultati. La sceneggiatura mi ha colpito l'ambientazione, l'atmosfera, il perturbante che c'è nei personaggi. Durante i sopralluoghi abbiamo cercato di evidenziare appunto questi aspetti. Villa Luzzi è una location spettacolare con un giardino storico magico che racconta a tutti noi di un passato che probabilmente avrebbe bisogno di essere valorizzato di più. Le Marche nascondono degli angoli reconditi e magici veramente, ecco. Quindi abbiamo cercato di valorizzarli sia appunto negli sguardi, nella luce, nel movimento degli attori, ma anche proprio mettendo in evidenza quanto tutto questo possa raccontare e tirar fuori degli aspetti di noi che magari non abbiamo nemmeno ancora conosciuto.
Per me è davvero un piacere essere qui e soprattutto far parte di questo cast. Provenendo da, diciamo, un altro mondo che è quello della radio oppure della televisione, con una serie televisiva in onda su Sky, Una gita fuori porta, sono davvero molto contento perché questo progetto, questo art film, ci porta a parlare sì anche delle tante bellezze marchigiane della provincia di Macerata, ma soprattutto per me è un'esperienza anche di vivere un nuovo linguaggio, quello cinematografico, e quindi sono davvero molto lieto di poter condividere anche con tutti coloro che magari mi seguono quotidianamente in radio questa nuova esperienza da non perdere.